Ciao ragazze, allora finalmente faccio questo video, è il video tag I Love Lipsticks che volevo fare da un sacco di tempo, l'ho visto da Eleonora Manni, però non sono mai riuscita a farlo e adesso ho un po' di tempo, non ho voglia di studiare perché non sto tanto bene, preferisco fare un video, magari mi tranquillizzo un po'. E allora, praticamente sono 14 domande e niente, direi che posso iniziare. Scusate se cerco di farvi gli swatches, sembra che la luce sia buona. Scusate se vedete le mani sporche di rosso anche qua, ma è il mercurio cromo, sto facendo le medicazioni perciò mi sono sporcata le mani e non viene più via. Allora, iniziamo col video, col tag. Allora, quanti rossetti hai? Allora, io ho 49 rossetti in stick, cioè rossetti normali. Poi ho 4 matitoni e 19 tinte. Ho deciso di inserire anche i matitoni e le tinte. I matitoni perché molto spesso assomigliano più a dei rossetti piuttosto che, o meglio, assomigliano a dei rossetti sheer. E poi le tinte, perché secondo me sono quasi dei rossetti veri e propri. Allora, qual è il primo rossetto che hai comprato? Non mi ricordo benissimo, però i rossetti più vecchi che ho, e forse potrebbero essere i primi che ho comprato, in realtà li ho trovati dentro ad un... sono questi qua, li ho trovati dentro a quelle confezioni, quelle valigette con un sacco di prodotti make up che non hanno marca in realtà, non so se le avete mai viste, qua da me si trovano, e sono questo rosa che è un bellissimo rosa e dura tantissimo, è molto modulabile e sulle mie labbra fa un effetto davvero bello. E poi c'è questo color nude, però sul giallo, direi sul giallo aranciato, che invece non mi sta benissimo, ma lo metto. E sono entrambi, stranamente, durano un sacco, idratano, cioè sono bellissimi questi rossetti, sono due tra i miei rossetti preferiti. Poi, qual è il tuo rossetto più nuovo? Lo sapete già tutte, perché vi faccio vedere i miei acquisti, questo di Mua, che è il numero 5. Ed è anche questo un rosa, però questo è un rosa shimmer. È un bel rosa, è messo tra i preferiti del mese, ma non è uno dei miei rosa preferiti. Direi che i colori li vedete giusti. Questo shimmer fate un po' fatica a vederlo, perché vedete soprattutto la luminosità, però vabbè. Poi, qual è la tua marca di rossetti preferita? Allora, sicuramente MAC, ma anche, allora, se devo sempre per quanto riguarda gli eye brand, diciamo i brand più rinomati, adoro anche Dior e Yves Saint Laurent. Mentre per quanto riguarda quelli low cost mi piacciono moltissimo, ma moltissimo davvero, i rossetti Elf, secondo me sono davvero buonissimi, idratano, durano, eccetera. Poi, rossetto rosa preferito, allora ne ho un po', sicuramente un rosa preferito è quello che vi ho, aiuto, ho fatto cadere tutto, un rosa preferito è quello che vi ho fatto vedere prima, che è questo di una marca che non conosco. Poi abbiamo un altro rosa chiaro, è questo qui, che voi lo vedete scuro, cioè sembra quasi un marrone, in realtà è un rosa, ed è un rosa, un rossetto che io ho trovato nella Glossy Box.
Cioè, è un rosa scuro, diciamo, infatti ero indecisa se inserirlo o no. Però non è un viola, è quasi un... perché non è nude, è più sul rosato, è molto più sul rosato. Quindi questo. Poi, altro rosa che mi piace è questo, il 190 di Kiko della linea Shiny Pearl, che è un rosa molto molto sheer. Oddio, perché lo vedete arancione? È molto simile a quello di Mua, però è meno shimmer. È molto modulabile e vi dà giusto questa luminosità e questo sentore di rosa sulle labbra, che secondo me non è niente male. Aiuto. Poi gli ultimi due che sono strafavoriti sono, allora, una tinta per, o meglio, ve l'ho inserito lo stesso perché questo è un Intense Lip Gloss, quindi in realtà è una tinta, cioè è come se fosse una tinta per labbra, è quello di La Masca, e ve l'ho inserito perché secondo me è più un rossetto che altro. È come se fosse un rossetto liquido ed è un rosa shocking. Molto simile all'altro mio rosa assolutamente preferito, che è il mitico Chatterbox di MAC, che è un amplified. Ed è questo, direi che lo vedete bene. Vedete che sono molto simili. Quello di La Masca è un pelino più scuro, ma è molto simile. Questo è un rosa spettacolare, ragazzi. È un rosa, non dico un rosa quasi fucsia, è un rosa Barbie molto acceso, cioè almeno sulle mie labbra. Poi, questi sono i rosa. Poi, rosetto nude preferito. Anche qui ne ho un bel po'. Allora, se vogliamo pensare a un nude rosato, in assoluto il mio preferito è questo, che è di Yves Saint Laurent, e è il Rouge Volupté numero 1 Beige Charnel, nude beige. Allora, a parte il packaging, che è una figata, e poi questo, anche questo potrebbe essere considerato rosa, però quando lo metto sulle mie labbra è più nude, quindi ho preferito inserirlo in questa categoria. Però potrebbe stare tranquillamente nella categoria dei rosa. Io ho molti rossetti che sono al limite tra una categoria e l'altra. Io ve li mostro lo stesso e via. È bellissimo, ma bellissimo davvero. Bisogna andarci piano perché è molto molto cremoso, però diciamo che si fissa dopo un po'. Poi, se devo scegliere invece un nude molto simile alle mie labbra, quindi un nude sì rosato ma con dentro anche del marrone, passatemi questo matitone di Kiko, il numero 06 della Lavish Oriental, che mi sta, è benissimo, sinceramente è proprio un nude luminoso che mi sta molto molto bene. Altro nude, più sul, come posso dire, giallo, quasi sì, giallo direi, è questo, che è il 396 di Kiko, anche questo molto cremoso e si fissa. Gli ultimi due, di nude ne ho tantissimi. Però questi, cioè, sono nude di categorie diverse. Nel senso, secondo me è difficile dire un nude, qual è il nude preferito. Cioè, ci sono nude rosati, nude proprio nude veri e propri, nude più marroni, tra cui c'è quest'altro preferito, che è il Natural Chic 02 di Pupa, che adoro e mi sta bene, che è un nude sul marrone.
io ve l'ho detto, con i marroni sto bene, quindi questo forse è il nude che mi sta meglio di tutti. E ultimo, un nude che è sempre sul, è un nude quasi pescato, è questo della linea minerale di Elf, che è il Nicely Nude. È un rosa, un nude rosato, però è, dov'è quell'altro di Yves Saint Laurent? Questo è quello di Yves Saint Laurent, questo è quasi più rosa pesca. Poi, rossetto pesca corallo preferito. Allora, mi stanno malissimo purtroppo, ma male male. Diciamo che riesco a usarne due. Questo è il 189 di Kiko, che è il 189 di Kiko, ed è più rosa, ma c'è dentro anche del pesca, ed è il mio rossetto passepartout, mi sta bene, e vedete quanto è sheer, però è comunque, ha comunque del pesca all'interno, si chiama anche così sul sito, tipo, si chiama pesca, pesca qualcosa. E poi c'è questo di Yves Rocher, che anche questo è molto sheer ed è un color pescato, corallato. Questo ha ancora più arancione dentro, infatti mi sta leggermente peggio di questo. Però essendo sheer non mi stanno male, devo dire la verità. Poi, rossetto rosso preferito. Allora, se devo scegliere il rosso proprio preferito, il 392 di Kiko della linea Creamy, sempre, che avete già visto in altri video. È questo colore qui, ed è proprio come lo vedete. Poi, se devo scegliere invece un rosa un pochino più soft, anche che va bene anche per il giorno, scelgo questo Barely Beaten, che è più aranciato, però vedete che è più sheer ed è sempre della linea minerale di Elf, che è una linea che io stra adoro. Un altro preferito è il Tramp di Illa Masca, che vi faccio vedere la differenza. È diciamo, come posso dirvi, un rosso ancora più aranciato, cioè è più aranciato rispetto a questo, vedete, ed è l'unico aranciato che mi sta bene, quindi questo io lo preferisco per l'estate, per esempio il Tramp. Quindi ho questo che è un rosso invernale, questo che è un rosso da giorno, questo che è un rosso estivo. Un altro rosso estivo, perché è un rosso fragola, è questa tinta, la Superstay 10 Hours Tint Gloss di... che marca è? Maybelline, no. Rimmel, no, Maybelline, c'è scritto sopra, che stupida. È questa e mi piace molto perché è un color fragola. Io l'ho comprata come rosa, in realtà poi una volta messa è rossa secondo me, e sembra simile a questo, in realtà è un po' più rosata, è proprio un color fragola, e come lo vedete qua sull'applicatore, ed è veramente buona, dura e poi rimane sempre luminosa. C'è un gloss praticamente fatta a rossetto che dura un sacco di ore. Intanto cerco di pulirmi perché non ho più spazio. Allora, poi rossetto viola preferito. Allora, con i viola io sto magicamente bene, quindi anche qui ne ho tre da mostrarvi, e sono tre dei miei rossetti proprio preferiti di sempre, li adoro. Allora, uno è Hot Gossip di MAC, il primo rossetto che ho comprato di MAC, che è un cream sheen e che mi piace molto. E allora, oddio, lo vedete rosa? In realtà è un rosa violaceo, cioè è un rosa freddo violaceo, per questo l'ho inserito tra i... Ops, adesso mi sono passata la salvietta e non scrivo più.
sì, un rosa violaceo, direi. Vedete che sul viola e mi sta davvero bene, dura, idrata secondo me leggermente meno, allora è leggermente più sheer degli altri ed è idrata leggermente meno, ma a me piacciono comunque i cream sheen, devo dire, li trovo comunque molto modulabili. Altro stra adorato, rossetto preferito di sempre, è il Dior Addict Lipstick 881 Fashion Week. Anche il packaging è meraviglioso. Vedete che anche questo, io questi li ho classificati nei viola perché comunque sono violacei ed è bellissimo. Questo è molto modulabile, può diventare anche molto più intenso. È bellissimo, ragazzi, io questo ve lo straconsiglio. E ultimo, ma non per importanza, dov'è? Questo che è un rossetto dell'It Style, che è una marca che secondo me è uguale a Kiko, ma di cui non mi piace niente. Il packaging è leggero, costa di più, non mi piace niente, tranne i rossetti. E il mio rossetto preferito è questo. Anche questo sembra un rosa, in realtà è un viola. E questo fra i tre forse è il più violaceo di tutti. È bellissimo. Purtroppo, numero forse 10, boh. Impeto Fashion, sì, il numero 10, perché fuori sulla scatola non c'è scritto. È bellissimo. Poi, rossetto fucsia preferito. Allora, io non ho veri e propri rossetti fucsia. Quindi vi inserisco due tinte, sono questa di Stila che avete visto nel mio video preferite bocciati del mese, che è proprio questo colore qui che vedete, e una tinta molto simile che è questa di Lush che è Passione. Allora, questa di Lush secca le labbra, io non posso dirvi di no, anche questa un pochino a lungo andare, questa la secca di più, però questa di Lush. Ma il colore è troppo bello, è un viola con riflessi blu, cioè un viola, scusate, un fucsia con riflessi blu. È un fucsia questo più, forse più rosato, cioè sono due fucsia diversi. Mi sembra che la differenza la possiate vedere bene. Mi piacciono tantissimo, durano un sacco, però appunto, vabbè, sono tinte, non ho rossetti fucsia. Anzi, dovrei comprarli. Colore inusuale per me è questo di MAC, che è retro, che su di me sta bene perché? Perché questo colore qui è un colore, secondo me, trucco anni 20. È un marrone, ma non è solo un marrone. È quasi un marrone viola. Io con i marroni sto molto bene. Tant'è che potrei inserire, questo potrebbe tranquillamente entrare anche nella categoria di rossetti scuri preferiti, e potrei inserire nella categoria colori inusuali anche, se per voi il marrone è un colore inusuale, questo di NYX, anche se fra i tre che vi mostro, quello di MAC è quello più inusuale. Un altro colore inusuale potrebbe essere questo di NYX, che è il Herodes, non lo so come si legge, ragazzi. Ed è un marrone, però un marrone un po' più chiaro. Ma quello di MAC, ragazzi, è spettacolare perché è un marrone, voi non lo vedete benissimo, ma ha anche dei riflessi violacei. Vabbè. E l'altro colore inusuale, se per voi il marrone è inusuale, è il Nice, no, il Rosy Tan di Elf della linea minerale, ve lo metto qua, che potrebbe rientrare tranquillamente nei nude marroni, però forse è un pochino più marrone, quindi l'ho inserito qua nel colore inusuale. Il più inusuale di tutti, appunto, è questo. Questi sono, secondo me, cioè, per molti sono considerati inusuali, per me invece no, perché appunto mi stanno bene. Rossetto scuro preferito. Allora, sono due. Uno l'avrei quasi inserito tra i rossi, perché
però mi sono resa conto che effettivamente non è proprio un rosso, ed è il rossetto di Kate Moss, è più scuro di quello che vedete, il numero 09, ed è il rosso che mi sta meglio in assoluto, perché è un rosso freddo, è così, quindi l'ho inserito qua nel rossetto scuro. Però poteva essere inserito tranquillamente anche tra i rossi, perché è un rossetto con rossetto rosso scuro con sottotono blu. E l'altro rossetto scuro è sempre un'altra tinta, Superstay 10 Hours Tint Gloss di Maybelline, che è un color vinaccia. Questa è davvero scura e non vi so dire tra l'altro il nome neanche dell'altra, perché erano scritti sulla confezione, ma qua non sono scritti. Quindi mi sembra si chiama tipo wine, no, blueberry forse. Poi, texture finish preferito, pochissimo tempo, anche questo è durato una vita. Mi piacciono gli amplified, parlando di MAC, cioè di tenendo in presente come metro di giudizio MAC. Mi piacciono gli amplified e anche i satinati. Altri preferiti, allora un altro preferito è questo di Elf, che è della linea normale ed è il Classy. Anche questo è un rosato, però perché non l'ho inserito tra i rosati? Perché è un rosa viola ed è molto simile a quello di Glossy Box, però quello è un pochino più rosato sulle labbra. Questo risulta proprio un rosa freddo, potrebbe rientrare anche questo tra i rosati. Altri due preferiti, passatemi, sono gli altri due matitoni. Uno è questo arancione di Mua, che non avrei mai creduto mi potesse stare bene. Ecco, è questo. E l'altro è quest'altro di Clinique, che potrebbe rientrare tra i fucsia, potrebbe rientrare tra i viola. È un color, aiuto, è caduto tutto, peoni appunto, e sono bellissimi. Ora ne ho messo poco quindi risultano sheer, però è perché ormai ho finito il tempo. Vi ho fatto vedere tantissimi rossetti, come sapete secondo me è impossibile eleggere un preferito, cioè un preferito di una categoria, di ogni categoria, perché comunque ci sono vari rossetti e varie sfumature che possono rientrare a metà tra una categoria e l'altra. Quindi insomma ho preferito farvi vedere quali sono i preferiti di ogni categoria, e anche se sono più di uno vi ho spiegato che alcuni li uso in alcune occasioni, altri in altre. E niente, con le mani tutte sporche vi saluto, spero che il video tag vi sia piaciuto e ovviamente siete taggate tutte, non riesco a parlare, vabbè, siete taggate tutte. Saluto Eleonora se ha visto, se vede questo video, e basta, ci vediamo al prossimo, ciao.